Cosa possiamo comprare? Potete comprare parecchia roba. C'è un primo, che questa sera mi sembra che sono cortecce con zucca e funghi. Un secondo, compreso nello stesso prezzo, che è salsiccia con contorni. Cosa ci consigliate in particolare? In particolare tutto. Se uno c'ha fame prende il primo e il secondo comprensivo di tutto. Altrimenti ci sono i formaggi e salumi, oppure le frittelle che sono molto buone. Anche il vino, giusto? Il vino soprattutto. Fondamentale. È fondamentale e non per niente siamo al Fiano Music Festival. Che vino c'è? E ci sono diverse cantine, 28 cantine che espongono, partecipano a questa manifestazione e poi ognuno gira e se non le conosce le prova e vede come sono. Va bene, faccio un saluto a Campania Tube. Campania Tube, un saluto a Campania Tube. Grazie. Cosa possiamo degustare a questo stand? Cosa? Dipende anche un po' dai gusti, veramente. Se ci mettono il vino lo degustiamo. Se ci mettono il vino lo degustiamo. Vino bianco? Dove sta il vino? Non lo vedo. Questa è una degustazione. La degustazione, questa è una poiché è una degustazione, deve essere una giusta quantità. Non bisogna mai eccedere. Sta giusta quantità, chi lo stabilisce? I sommelier, gli esperti. Se vuole le chiamo la sommelier. Non è soddisfatto? No, ci vuole un giudice perché a me mi sembra un poco... Non so se siete d'accordo, no, va bene, stavamo scherzando, però... Va bene così, va bene così. Anche perché di solito le degustazioni dovrebbero essere anche di meno. Tipo, se guardate i sommelier quando bevono il vino, fanno queste degustazioni, ne mettono proprio una goccia, quindi è già abbastanza. Vabbè, però noi visitatori, utenti, non siamo sommelier. Veniamo anche per bere un goccino di vino, questo è un appunto. Beh, se vi piace fate un'altra degustazione. No, senz'altro ci piace perché è straordinario come qualità di vino, poi va bene così. Vabbè. Che vino è? Tutto Fiano di Avellino, questo qua non... Cantine de Palma di Prato la Serra, invece questo qua sempre Donna Chiara che è di Montefalcione invece, quindi... Fiano, e poi è un'annata giovane, infatti sono tutte e due 2013. C'è molta affluenza questa sera? Ancora presto veramente, per dirlo, perché sono le 9, i ragazzi solitamente sono quelli che partecipano di più. Le scorse sere? Ieri c'è stata molta affluenza, la prima sera anche abbastanza, però ieri si è lavorato parecchio, l'abbiamo sentito. Stasera è l'ultimo giorno, giusto? Sì, purtroppo sì. Un po' ci dispiace. Ok, faccio un saluto a Campania Tube. Buona serata a tutti. Grazie. Da dove viene? Avellino. È la prima volta che viene a questa manifestazione? No, in verità da anni. Come quest'anno è la prima sera oppure è già venuto? Sì, quest'anno è la prima sera. Cosa ha degustato? Ancora nulla, sono appena arrivato, quindi... Ma di sicuro conosco, diciamo, i sapori irpini e di sicuro saranno ottimi tutti i vini proposti. Qualche piatto non lo assaggia? Sì, però non ho ancora visto il menù, quindi non le so dire quale. Va bene, allora buona degustazione, un saluto a Campania Tube. Campania Tube. Un saluto a Campania Tube. Grazie, non sta facendo degustare. Il Di Bella, che è un'azienda iellese, quindi di Aiello del Sabato, e De Palma. Vede affluenza questa sera? Sì, rispetto ai giorni scorsi. È ancora presto per valutare, però siamo contenti perché l'affluenza c'è stata. È il primo anno che aiuta dietro lo... No, in realtà il sesto e il settimo ho perso il conto. È della zona? Sì, sono di Aiello. Ah, bene. Mm-hmm. Faccio un saluto a Campania Tube. Ciao a tutti. Grazie.
Anna. Steven. Da dove venite? Avellino. Avellino. È la prima volta che venite a questa manifestazione? Sì. Il primo anno oppure già gli altri anni e il primo giorno di quest'anno? Il primo giorno di quest'anno. Come le sembra la manifestazione? Bella. Ha mangiato qualcosa, ha degustato? Ancora niente, è un poco di spumante. Le piace? Sì, molto. Ha intenzione di prendere qualcosa? Non lo so, vedremo. Il vino? Lo assaggia? Sì. Vino bianco? Bianco, sì. Fiano? Sì, penso proprio di sì. Da mangiare invece? Non lo sappiamo ancora, vedremo cosa c'è. Va bene. Faccio un saluto a Campania Tube. Ciao! Lei si chiama? Serena. Rossella, c'è Rossella. Da dove venite? Siete del posto? Io da Avellino, no. Sì. No, io di Altavilla Irpino. È la prima volta che state a questa manifestazione? No, io no. 2-3 anni. Me è la prima. Vi piace? Sì, sì, ci piace molto. Che vino fate degustare? Allora abbiamo da Antiche Terre e Catena. Di che provincia di Avellino? Allora, Mano Calzati e Monte Falcione. Vedete molta affluenza questa sera? Per adesso ancora no, però è presto. Quindi... Le altre sere? No, c'è stata gente, soprattutto sì. Ieri. No, anche sabato. Anche venerdì in realtà. Sì, c'è stata affluenza, sì. In genere viene accompagnato a quale piatto questo vino? Non siamo così bravi! C'è scritto dietro l'etichetta. Non ci mettere in difficoltà. Crostacei e frutti di mare. Quindi dobbiamo prima comprare i crostacei e poi veniamo da voi. Certo, certo. Pesce. Va bene, fate un saluto a Campania Tube. Ciao! Ciao Campania TV. Io mi chiamo Giusy. Tu come ti chiami? Lui non parla ancora. Di dove siete? Di Avellino. È la prima volta che partecipate a questa manifestazione? No, sono già diversi anni che partecipiamo. E quest'anno è la prima volta oppure già siete venute? Quest'anno è la prima volta. Cosa state mangiando? Stiamo degustando delle cortecce, zucca e pancetta, carne salsiccia di maiale con patate e funghi. È buono? Ah sì, 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 è buono. Prenderete qualche altra cosa? Loro stanno mangiando i formaggi e i salumi, quindi siamo assaggiando, buono. Stiamo assaggiando un po' di tutto, sì, sì. Il vino? Il vino abbiamo assaggiato Favati e Montesole fino adesso. Vi piace? Sì, 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 sì. Consigliereste la manifestazione agli altri? Sì, 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 la consiglieremo la manifestazione. Va bene, un saluto per Campania Tube. Ciao a tutti! Vai, ciao! Ester Dattolo. Lei? Mimmo Iannaccone. Da dove venite? Da qua, da Iello. È la prima volta quindi che partecipate, penso di no. No, no, siamo venuti ogni anno, ogni anno. E quest'anno è la prima volta oppure siete venute le scorse sere? No, questa è la prima serata. Cosa state mangiando? Il menù degustazione, credo, quello completo. Molto buono. Molto. Che prevede? Prevede un primo piatto. E poi un secondo e un contorno a base di patate e funghi. Vi piace? Sì, sì. E assaggerete il vino? Sì, assaggeremo anche il vino fra poco. Avete già qualche idea? No, non abbiamo, anche perché di solito non beviamo, quindi solo in questa occasione berremo. Vabbè. Altri piatti? No, non ce ne sono, ci fermeremo qui. Va bene, buona serata, un saluto per Campania TV. Un saluto a tutti. Grazie. Da dove viene? Da Serino. È la prima volta che viene questa festa? Sì, la prima volta. Anche gli anni passati non è mai venuto? No. Le piace? Eh sì, diciamo che la location è particolarmente raffinata, quindi rispetto alle altre sagre si vede un po' di differenza da questo punto di vista. Ha mangiato qualcosa? Stiamo appena cominciato. Quindi non può dire se è buono o meno. No, non lo posso ancora dire. Il vino l'ha preso? No, non l'ho preso. Stasera... Hai intenzione di prenderlo? Non lo so. Dipende. Dipende se il cibo mi stuzzica la sete. Va bene, allora buon appetito. Un saluto a Campania Tube. Ciao Campania Tube. Da dove viene? Castellammare di Stabia. Ah, lontanuccio. È la prima volta che viene qui? Sì.
Il primo anno in assoluto? La prima volta. Le piace la manifestazione? Al momento sono insoddisfatta per prezzi e quantità, però vediamo. Prezzi alti? La musica sarà migliore. Hai mangiato qualcosa? Buono, buono. È il vino che secondo me è caro, cioè, vabbè però. Che vino hai assaggiato? Favati. Buono. Le è piaciuto? Un saluto per Campania Tube. Ciao. Un toro. È la prima volta che aiuta gli stand? Sì. Cosa possiamo degustare? Degustare qui in questo momento niente, però potete acquistare e anche osservare, mettiamo diciamo, un po' alla luce varie aziende del territorio. Che prodotti? Abbiamo dei prodotti che un'azienda di Montoro che trasforma castagne, quindi sia conserve che liquori, confetture di aiello e un'altra azienda di Montoro che sarebbe la GB Agricola che trasforma e vende la cipolla aramata di Montoro. Cosa ci consiglia? No, io parteggio per la cipolla aramata di Montoro, però è tutto ottimo, posso dire. Vede affluenza questa sera? Meno rispetto agli altri due giorni, però è appena all'inizio. Sta appena iniziando la serata, quindi sì, ci sarà affluenza. I giorni scorsi avete fatto molte vendite? Sì, non ci possiamo lamentare, sì. È stata una bella serata, sì. Una bella esperienza. Un saluto a Campania Tube. Un saluto a Campania Tube, ciao. Da dove viene? Qua, sono di Aiello. È la prima volta quindi che partecipa, penso di io. No, sarà forse la dodicesima. Le piace la manifestazione? Sì, abbastanza. Molto coinvolgente, abbastanza, bella manifestazione. Ha mangiato qualcosa? No, adesso ancora no. Le sere scorse? Di amici per sederci e mangiare qualcosa. Le sere scorse? Qualcosina, sì, a volte sì, a volte no. Il vino l'ha assaggiato? Sì. Le è piaciuto? Diciamo di sì. Novità rispetto agli altri anni? No, poca roba. Fa un saluto a Campania Tube. Cosa? Un saluto a Campania Tube. Saluti da Aiello del Sabato, dal Fiero Festival. Monica. Giovanni. Da dove venite? Siamo proprio di Aiello. Quindi non è la prima volta che partecipate a questa maniera? No. Già gli altri anni vi è piaciuta? Sì, molto. Avete mangiato qualcosa? Ieri sera sì. Cosa? Ci siamo mangiati i frittella con lo spumantino, le frittelle. Vi è piaciuto? Sì. Il vino l'avete assaggiato? Sì. Mi è piaciuto. Vi è piaciuto il vino? Ottimo. Quale avete assaggiato? Sinceramente non ricordo i nomi, però tanti. Ha visto i nuovi stand di prodotti tipici dell'Irpinia? Sì, sì. Ha comprato qualcosa? Per ora no, anche se lei è di Aiello, io sono di Napoli, quindi siamo fidanzati già da un po', quindi mi tocca fare avanti e indietro, quindi non è che conosco benissimo la festa, però ci vengo perché... Ti piace? Sì, ottimo. La consiglia? Sì, sì, anzi, a tutti. Agli amici di Napoli soprattutto? Tutti, anzi, venite, c'è buon vino. Va bene, un saluto per Campania Tube. Saluto, arrivederci. Ciao, arrivederci. Inizia. Da dove viene? Da Avellino. È la prima sera che viene qui? Sì, per quest'anno sì. Gli altri anni? Sono venuta. Le piace la manifestazione? Abbastanza. Cosa ha degustato? Per ora le frittelle e lo spumantino. Buoni? Abbastanza. E cosa ha intenzione di prendere? Gli affettati e le degustazioni dei vari vini. Gli altri anni nota delle differenze? Adesso sono arrivata, no, per ora no. Faccio un saluto a Campania Tube. Ciao Campania. Stefania. E dov'è? Di Aiello. È la prima sera che aiuta, il primo anno? No, no, è quasi da sempre aiuto. Cosa possiamo comprare da lei? Qui abbiamo le frittelle, sono delle frittelline di fiori di zucca e in abbinata c'è lo spumantino. Ce li consiglia? Certo, vi consiglio tutto quello che c'è. Nota delle differenze rispetto agli altri anni? No, l'affluenza è sempre piuttosto notevole, in effetti è una manifestazione che dura da 12 anni già, quindi è ben affermata e siamo sempre più contenti e soddisfatti alla fine di quello che riusciamo a fare. Già nei scorsi c'era grande affluenza? Più o meno sempre la stessa, va piano piano, aumenta fino a tarda sera, c'è sempre movimento ed è insomma piacevole vedere anche il paese così movimentato. Grazie, un saluto per Campania Tube. Ciao. Da dove viene? Da Montoro. Il primo anno che partecipa? Sono venuta altre volte. Altri anni o quest'anno? No, altri anni, sì, anche altri anni. Le piace la manifestazione? Sì, sì, bella. Cosa ha degustato?
Uno spumantino per il momento. Hai intenzione di prendere altro? Bimba, e che mi spiace ma devo scappare. Vabbè, un saluto per Campania Tube. Ciao. Francesca. Da dove viene? Aiello del Sabato. Quindi non è il primo anno che partecipa a questa manifestazione? No, è stata sempre una bella manifestazione. Ogni anno è sempre più bella, veramente. Ha mangiato qualcosa? Ho degustato parecchi assaggi. Di vino o di cose da mangiare? Di vino e qualcosa pure da mangiare. Cosa? E cose sempre tradizionali, delle zeppole, un bel menù ci stanno. Le è piaciuto? Sì, tutto buono. Novità rispetto agli altri anni? No, più o meno è uguale. Ha visto gli stand dei prodotti tipici? Sono lì in alto. Ho visto la Nocciolandia, ci sono i salumi là. Hai intenzione di comprare qualcosa? Che devo comprare? Veramente mangiamo di tutto. Poi siamo di una terra che abbiamo le nocciole, poi il periodo che pure in campagna ci abbiamo tutto. Ma comunque assaggiamo. Questa mostra le piace? Sì. Cosa in particolare? I vestiti. Va bene, un saluto per Campania Tube. Ciao a tutti, felicità. Lei? Imma. Cosa esponete? Libri di che genere? Romanzi, libri per ragazzi, bambini, poesie, di disegno, cinema, fotografie, libri sul territorio. Di che casa editrice? Casa editrice di Mano Calzati, il Papavero. È il primo anno che partecipa a questa manifestazione? Sì. Come le sembra? È frequentata abbastanza. L'affluenza? C'è molta affluenza, soprattutto da parte dei giovani. Ha venduto qualche libro? Sì, soprattutto la prima sera, venerdì sera. Che genere? Romanzi, soprattutto è andato il taccuino della fortuna, è stato molto acquistato. Lei? Sì, vabbè, poi è un libro molto acquistato sui proverbi e poi sempre romanzi e il taccuino della fortuna. Novità rispetto agli altri anni? No, io è la prima volta anche per me che lavoro. Di dove sei? Avellino. Ti piace la manifestazione? Sì, molto interessante, davvero. Molta affluenza di adulti e anche giovani. Anche i giovani si fermano comunque a vedere i libri, quindi mi fa piacere questa cosa. Bene, un saluto per Campania Tube. Un saluto. Ciao. Giusi. Da dove viene? Da qua, Aiello. Quindi non è il primo anno che partecipa? No, partecipo tutti gli anni. Ti piace la manifestazione? Sì, mi piace abbastanza. Novità rispetto agli altri anni? Quest'anno è stato un po' più morto, però è bello sempre. Cosa ha degustato? Villa Raiano. Qualcosa da mangiare? Più tardi forse, il menù. I giorni scorsi è venuta? No, è il primo giorno. Come le sembra l'affluenza? È un po' calata rispetto agli altri anni, però può darsi anche che sia un po' presto e più tardi venga più gente. Le piace il vino che ha assaggiato? Sì, molto. Un saluto per Campania Tube. Ciao. Dove viene? Monteforte. È il primo anno che partecipa alla manifestazione? No, il terzo. Novità rispetto agli altri anni? Non lo so, sono arrivato adesso, devo vedere. Ha degustato già qualcosa? No, appena preso. Hai intenzione di farlo? Certo. Cosa? Non so ancora, adesso faccio un giro e do un'occhiata. Qualcosa da mangiare? Probabile. Tipo? Non so, la verità... Prendo... un panino, qualcosa del genere, non so cosa c'è. Che tipo di vino sceglierà? Dipende dalle cantine, sì. Va bene, buon appetito, un saluto a Campania Tube. Ciao ragazzi. Da dove viene? Da Mercogliano. È il primo anno che partecipa alla manifestazione? Sì. Le piace? Non lo so, sono appena arrivata. Cosa hai intenzione di degustare?
Penso le cortecce con la zucca e pancetta. Il vino lo prende? Sì, senz'altro. Ha già qualche idea? L'aglianico. È il primo anno quindi che partecipa? Sì, il primo anno, sì. La consiglierebbe? Penso di sì. Un saluto per Campania Tube? Un saluto per Campania Tube. Saluti a tutti. Maria. Di dove? Abito proprio di fronte. Quindi è il primo anno che partecipa? No, ogni anno. Cosa possiamo comprare? Allora abbiamo un menù gastronomia dove c'è un primo, un secondo e un contorno. Poi ci sono formaggi e salumi, frittelle e spumante, nocciole e spumante, gelato e frittelline con spumante. Cosa ci consiglia? E poi degustazione di Fiano. Cosa ci consiglia? È un po' tutto, credo. Siano molto gustose tutte le cose. L'affluenza com'è questa sera? È abbastanza buona. Rispetto alle altre sere? Siamo un po' all'inizio adesso, insomma, penso che vada bene anche stasera. E invece gli altri anni c'era maggiore affluenza? Diciamo che siamo un po' quasi uguale. Qual è il piatto che stanno scegliendo di più? E le degustazioni di vini, sicuramente. Un saluto per Campania Tube. Ciao. Schiavo. Da dove viene? Da Villino. Sommelier. Sì, sommelier Rice. Cosa ci può consigliare? Questo non posso chiaramente indirizzarti sulle cantine perché insomma non sarebbe, perché poi ci sono sicuramente dei buoni prodotti, insomma dei prodotti validissimi, per cui non c'è problema, penso. Ci sono delle realtà emergenti e poi ci sono quelle già note e conosciute, quindi e lì va sul sicuro, perché nella nostra zona il Fiano chiaramente c'ha delle bellissime realtà, per cui non sbagli, insomma, comunque fai, non sbagli. E poi bisogna provare quelle nuove e verificare, insomma, se sono sulla scia di quelle famose, diciamo. Ci sono veramente belle realtà, vale la pena provare. A cosa possiamo abbinare questi vini? Vabbè, il Fiano sicuramente è un bianco più, un po' più fruttato, più morbido, quindi va abbinato con delle pietanze sicuramente di pesce, ci sta benissimo. Anche come aperitivo, alcuni Fiano anche come aperitivi, vicino a dei formaggi, soprattutto a pasta bianca, non formaggi chiaramente erborinati, o cose, mozzarella anche, io l'ho abbinato anche con la mozzarella, ci stava molto bene. E poi col pesce chiaramente vai sul sicuro, non sbagli. Quindi. Grazie, un saluto per Campania Tube. Ciao, ciao a tutti. Buonasera, come si chiama? Carmine Urciuoli. Da dove viene? Aiello. È il primo anno che partecipa a questa manifestazione? No, la seguo assiduamente, tutti gli anni. Partecipo in modo attivo e reattivo. Quest'anno è la prima sera o è già venuta negli scorsi giorni? No, tutte le sere, anche la mattina. Perché al Fiano si partecipa mattina, mezzogiorno e notte. Ha assaggiato qualcosa? Sì, tutto, praticamente tutti i prodotti. Il Fiano Festival non solo è l'esaltazione del vino bianco, ma non ci dimentichiamo che è accompagnato da una eccellente gastronomia. Cosa ci consiglia? Veramente vi consiglio di iniziare da un assaggio di spumantino per aperitivo con delle frittelle rigorosamente fatte con olio puro, con olio extravergine di oliva. Poi dovete andare sopra, che ci sono primi, secondi, che ci sono dei tavoli molto comodi, perché non è semplice e non è facile trovare dei tavoli comodi, vi potete sedere. Dopodiché potete fare un assaggio di vino, come vedete c'è un percorso enologico molto vasto, che sono le eccellenze delle cantine irpine e non. Novità rispetto agli scorsi anni? Allora, novità rispetto agli anni ci sono, qualche new entry di cantine, poi qui non ci dimentichiamo che il Fiano viene associato anche con degli eventi socioculturali. Quest'anno c'è stato un evento culturale, un incontro tavola rotonda e sui vitigni irpini, cioè c'è stato un percorso, e abbiamo fatto uno slogan: non aggiungere viti agli anni, ma anni, ma viti non aggiungere, ripeto, possiamo cambiare questo, no? Allora, non aggiungere anni alle viti, ma viti agli anni. Quindi consiglia questa manifestazione? Vabbè, ma tra l'altro è una manifestazione che già obiettivamente la potete vedere, non vogliamo offendere nessuno, perché ognuno, per carità, sono belle le manifestazioni prima,
però possiamo dire che questa nella Campania si collega sicuramente tra i primi posti, sia per la locazione, sia per il posto e sia per l'eccellenza dei prodotti e sia per la gente che viene, perché la cosa principale, penso, di una manifestazione è la sicurezza, e la gente che viene qua sta sicura che ritorna a casa sano e salvo. Grazie, un saluto per Campania Tube. Allora, Campania Tube, lo so che ci sta sempre. Gianluca Troncone. Da dove viene? Avellino. È il primo anno che partecipa a questa manifestazione? No, penso almeno la terza o quarta volta. Invece quest'anno è la prima sera che viene? Sì, quest'anno sì. Le piace la manifestazione? Molto, molto, molto. Ha degustato qualcosa? Sì, un paio di vini, molto interessanti in verità. Quali? Di Prisco e Montesole per adesso. Sono piaciuti? Sì, molto, molto. Beh, io diciamo amo molto il Fiano, quindi sono il vino della mia terra, quindi... Ha mangiato qualcosa? Non ancora. Ha intenzione di prendere qualcosa? Quindi cosa? Ma dei formaggi, almeno dei formaggi, poi vediamo se riusciamo a prendere altro. Buona serata, un saluto per Campania Tube. Un saluto per Campania Tube, ciao Campania Tube. Da dove vieni? Pratola. È il primo anno che partecipi? Sì. E gli altri anni non sei mai venuta? No, non la conoscevo questa festa. Hai degustato qualcosa? Non ancora, sono qui con le mie amiche. Hai intenzione di prendere qualcosa? Certo, il vino. Che tipo? Tu, qualcosa da mangiare? Magari. La musica ti piace? Sono appena arrivata. Allora, buona serata, un saluto per Campania Tube. Grazie. Da dove vieni? Da Iello. È il primo anno che partecipa alla manifestazione? No, ho già sempre partecipato altre volte. Invece quest'anno è la prima sera? Sì, questa sera è la prima sera che partecipo. Cosa stai degustando? Cantina da Favati. Hai già degustato qualcos'altro? No, è il primo. Hai mangiato qualcosa? No, ho mangiato a casa. Quindi prenderei qualcosa per assaggiare? Sicuramente, ora vedremo un po' un giro tra gli stand e prendiamo qualcosa. Ti piace la manifestazione? Sempre piaciuta, ogni anno. La musica? Direi che sto ascoltando, è piacevole. La consigli quindi? Sicuramente. Saluto per Campania Tube. Ciao. Io mi chiamo Rita. Da dove viene? Io sono di Aiello. Quindi non è il primo anno che partecipa? Ah no, assolutamente no, io sono pure un consigliere comunale, quindi sono proprio di casa. Le piace la manifestazione? Scusi? Ti piace la manifestazione? È bellissima, cosa dire, è una delle più belle, a tema poi, quindi bellissima. Ha mangiato qualcosa? È tutto quello che c'era da mangiare, buonissimo. Il vino? È ottimo, di tutte le cantine, naturalmente vanno assaggiate, lei le ha provate? Non ancora. E la invito. Grazie. Novità rispetto agli scorsi anni? Novità, c'è Nocciolandia, che praticamente sono le degustazioni di prodotti a base di nocciola, vanno assaggiati. Quindi lei, oltre a lavorare, si accomodi 10 minuti e assaggi tutti. Se vuole è il mio ospite. Grazie, un saluto per Campania Tube. Saluti a tutti e l'anno prossimo, ormai è finita la manifestazione, vi aspettiamo tutti. Grazie. Grazie. È il primo anno che partecipa? No, non è il primo anno che partecipa. È la prima serata? No, è la seconda. Ha mangiato qualcosa? No, solo bevuto. Adesso accompagno loro che stanno mangiando. Cosa ha bevuto? Dei Fiano giù agli stand. Ti è piaciuto? Sì. Consiglia la manifestazione? Consiglio la manifestazione e di seguirla attentamente. Grazie, un saluto per Campania Tube. Un saluto, a presto. Da dove viene? Aiello. Cosa possiamo degustare da lei? Tenuta Cavalier Pepe. Di dove? Fiano di Avellino. Denominazione di origine controllata e garantita. Eccola. Cosa possiamo anche mangiare e accompagnare a questo vino? Allora, ci sono delle salsicce con le patate, un panino e pasta con fiori di zucca. È il primo anno che partecipa a questa manifestazione? No, tutti gli anni noi di Aiello partecipiamo, aiutiamo affinché questa manifestazione riesca nel modo giusto. Poi ci piace, diciamo, collaborare, comunque è un modo per stare insieme. Sì. Novità rispetto agli scorsi anni? Viene sempre più gente, ci fa sempre più piacere. Ed è una manifestazione che spero duri a lungo, perché valorizza il nostro paese, i nostri vini. Questo.
Un saluto per CampaniaTube. Ciao! Per i miei cittadini sì, quindi si devono accontentare. Cosa ne pensa di questa manifestazione? Vedete, noi l'abbiamo organizzata e quindi credo che stia andando molto bene. Il successo del pubblico ce lo conferma. Abbiamo avuto delle presenze numerose e significative nei due giorni precedenti e questa serata sto osservando che sta andando pure bene, quindi il pubblico gradisce questo evento di marketing territoriale perché veramente si articola su diversi come dire, comparti, su diverse sezioni, dalla musica alla enogastronomia, alle mostre, ai momenti culturali, e quindi noi di questo ne siamo veramente felici dei risultati che stiamo riscontrando. Ci sono novità rispetto agli scorsi anni? Sì, le novità essenzialmente sono che noi abbiamo presentato Nocciolandia, ovvero sì, stiamo dando importanza e spazio a questo frutto della terra così significativo per l'economia dell'Irpinia. E poi abbiamo fatto una sezione dedicata che abbiamo definito Expo, nel senso che ci sono dei prodotti dell'Irpinia, dell'eccellenza dell'Irpinia, che sono qua rappresentati e presentati dal GAL Serino Solofrano. Lei cosa sta mangiando? E in questo momento sto mangiando delle salsicce con i primi, non mi ricordo tanto come si dice, i cavatelli. Tutoli, dei tutoli o capatelli. Il vino l'ha assaggiato? Sì, abbiamo assaggiato un buon vino di una cantina Favate. Ecco, io una cosa che ho dimenticato di dire, che sono ovviamente presenti a 30 cantine con prodotti che veramente di eccellenza, che il pubblico sta veramente mostrando molto gradimento. Ovviamente tutto questo è stato possibile, il ringraziamento va innanzitutto a tutti gli amministratori e quindi in modo particolare ai due assessori, Casciano e Sebastiano Gaeta da una parte, e a tutti i ragazzi, sono circa 100 ragazzi dello staff che stanno veramente facendo molti sforzi, si stanno impegnando perché loro distribuiscono questo vino, insomma si preoccupano dei tavoli, insomma stanno veramente lavorando molti, e questo è il ringraziamento di tutto ovviamente la cittadinanza. E poi abbiamo avuto nella manifestazione d'apertura circa 150 figuranti che hanno rappresentato il brigantaggio nella sua essenza, e quindi è stato un evento che è stato molto gradito, questa sfilata in costume, accompagnati da altri paesi limitrofi tipo Bellizia e Mondoro, che con la loro musicalità hanno contribuito a gestire questo evento sul brigantaggio in modo veramente piacevole. Buona continuazione di serata, un saluto a CampaniaTube. Allora, un saluto fortissimo a CampaniaTube e che voi abbiate tanto successo, e fermate qua con noi a gustare pure voi qualche bicchiere di vino. Aiello. Quindi non è il primo anno che partecipate? No. Vi piace la manifestazione? Sicuramente. Avete assaggiato qualcosa? No, al momento no, il bambino ha preso il gelato. Buono il gelato? Vai, no. Sì. Hai intenzione di riprendere qualcosa? No. Vino neanche? No, neanche. È la prima serata che viene oppure le altre sere? La prima serata. La musica le piace? Sì. Sì, alla manifestazione? Sicuramente. Saluto per CampaniaTube. Ciao. Da dove? Avellino. È la prima sera che partecipa alla manifestazione? Sì. Primo anno? Sì. Le piace? Molto. La consiglia? Sì, è davvero interessante, poi ci sono un bel po' di persone. Una buona rappresentanza, una buona musica, sì, una bella organizzazione. Ha assaggiato qualcosa? Non ancora. Cosa hai intenzione di prendere? Non lo so, vediamo quello che offrono e poi facciamo le 5 degustazioni. Il vino lo assaggia? Sicuramente, sono venuto apposta per questo. Bene, allora buon appetito, un saluto per CampaniaTube. Arrivederci, buona serata a tutti. Enrico. Da dove venite? Santo Stefano. Mano Calzati. È la prima sera che partecipate? Sì.
Primo anno? Sì. Cosa avete degustato? La falanghina. Qualcosa da mangiare? Ancora niente. È buono il... Da poco. È buono il vino? Abbastanza, sì. Avete intenzione di fare altre degustazioni? Sì. La musica vi piace? Sì, è carina. La manifestazione in generale? No, è una bella festa. La consigliereste? Sì. Un saluto per Campania Tube. Ciao. Buonasera Campania Tube. Campania? Tube. Tube. Buonasera. Buona calzata. È il primo anno che partecipa alla manifestazione? No, sono già venuto altri anni. È il primo giorno di quest'anno? Sì, oggi è il primo giorno. Ti piace la manifestazione? Sì, è bella, veramente bella. Ha degustato qualcosa? Sì, il vino, Fiano, ovviamente. Da mangiare, ha preso qualcosa? Sì, delle frittelle. Buone? Ottime. Consiglia la manifestazione? Certamente, la consiglio, è buonissima. Cosa ne pensa in generale dell'evento? È una bella manifestazione, poi vengono un sacco di persone, veramente, veramente bella. Un saluto per Campania Tube. Ciao a tutti. Immacolata. Di dov'è? Di Aiello. È il primo anno che partecipa? No, è il quarto. Cosa ne pensa della manifestazione? Bellissima, come al solito, una bellissima manifestazione. Cosa esponete? Cosa esponete? Ci sono molte varietà di dolci, c'è il babà con la Nutella, ricotta e pera, mille sfoglie, la sacher, noccioline, biscotti con le noccioline. Che dolce ci consigli? Ma io vi consiglierei di provare un po' di tutto, alla fine è tutto incentrato intorno alla nocciola, quindi la nocciola coniugata in vari modi. Che dolce sta vendendo di più? La sacher, moltissimo. L'ha assaggiata lei? Io sì. Buona? Buonissima. L'affluenza com'è? No, devo dire la verità che è stata abbastanza, insomma, non ci ha deluso neanche quest'anno. Rispetto agli altri anni? Rispetto agli altri anni più o meno siamo sulla stessa linea. Le scorse sere è stata sempre dietro agli stand? Sì, sempre qui. L'affluenza è stata buona? Sì, non ci possiamo lamentare. Un saluto per Campania Tube. Ciao ragazzi. Benevento. È il primo anno che partecipi? Sì. Prima serata dell'anno? Sì. Ti piace la manifestazione? Sì, molto interessante. Cosa stai degustando? Favati. Favati. Cantina Favati. Buono? Sì. Ho mangiato qualcosa? Abbiamo preso delle stuzzicherie qui allo stand. Erano buone, le sono piaciute? Sì, molto. La musica, le piace? Sì, è molto rilassante, devo dire la verità. Consiglierebbe questa manifestazione? Sì, come organizzazione è fatta bene, insomma. Saluto in generale, sia la musica che gli stand. Saluto per Campania Tube. Arrivederci e buona serata. Bene. Aiello. È il primo anno che partecipa? No, da diversi anni. Cosa ne pensa della manifestazione? È sicuramente un'iniziativa interessante. Ha mangiato qualcosa? Sì, il primo piatto. Ha degustato il vino? Non ancora. I dolci? Non ancora. Ha intenzione di prenderli quindi? Probabilmente sì. La musica le piace? Sì. Consiglierebbe la manifestazione a partecipare? Sicuramente sì. Visto anche il numero delle persone che partecipano, penso che sia ormai abbastanza rinomata, interessante sicuramente. L'affluenza, come sembra? Penso positiva. È venuta anche le scorse sere? Sì, ieri soprattutto abbastanza elevata. Un saluto per Campania Tube. Ciao. Rabbino. Da dove vieni? Da Avellino. È il primo anno che partecipi? Sì, mai venuto qui. E anche gli scorsi anni? Anche gli scorsi anni. Cosa sta degustando? Penso il vino. Che tipo? Che tipo? Non lo so, non ho chiesto. La cantina non... La cantina... Che c'è? Barune. Le piace? Certo, è buonissimo. Ha mangiato qualcosa? Sì. Cosa? Ma non qui. Qui ha assaggiato qualcosa? Ho cenato prima, sì. È
Hai intenzione di assaggiare qualcosa? Tra poco sì, penso di sì. Ci sono anche i dolci di là. Li prenderà? Sì, sì, sicuramente li prenderò. La musica? Le piace? La musica non ne sento veramente. In alto. Vabbè, allora devo andare sopra e la sentirò. Bene, buona continuazione, un saluto per Campania Tube. Ciao. Da dove vieni? Da San Michele. È il primo anno che partecipi? Sì, io sì. Prima sera, per tutti gli altri. Le piace la manifestazione? Sì, bella manifestazione. Ha assaggiato qualcosa? Sì, i vini. Quali? Non li ricordo, li ha scelti lui. Buoni? Sì, erano buoni. Ha mangiato qualcosa? Stiamo andando a prendere il gelato. La musica, le piace? Sì. Consiglia la manifestazione? Sì, è una bella manifestazione. Un saluto per Campania Tube. Ciao. Da dove viene? Da Pompei. Luntaluncio, è il primo anno che partecipa? Sì, è la prima volta. Prima serata? Prima serata. Cosa sta degustando? Villa Raiano. Le piace? Buono. Ha mangiato qualcosa? Sì, ho mangiato... Che cosa aveva? Non mi ricordo, ho mangiato qualcosa comunque. Era buono? Era buono, sì. Hai intenzione di prendere qualcos'altro? No, basta così. Questo è il quinto bicchiere, quindi basta. Dolci? Dolci, non lo so, vedremo dopo. Le piace la manifestazione in generale? Non c'è male, abbastanza. La musica? La musica, c'è la musica? Sì. Non me ne sono accorto, dopo vado a vedere. Buona continuazione, un saluto per Campania Tube. Taglia, non Giovanni. Saluta. Tu? Imma. Da dove venite? Io da Salerno. A Tripalda. È il primo anno che partecipate? No, siamo venuti già altri anni, ci troviamo bene, quindi torniamo. E quest'anno è la prima serata? Sì, è la prima serata, sì. Cosa stai degustando? Fiano di... Villa Raiano, sì. Ti piace? Sì. Sì. Avete mangiato qualcosa? Sì, abbiamo mangiato il piatto con la pasta, la carne e poi abbiamo preso il piatto di salumi e formaggi. Tu? Lo stesso, abbiamo diviso. Vi è piaciuto? Sì. Consigliereste la manifestazione? Sì, certo. Sì. Un saluto per Campania Tube. Ciao. Bellino. State arrivando adesso? Sì. Siamo appena arrivati. È il primo anno? No, è ogni anno veniamo. Sì, diciamo di sì, primo anno che vengo qua. Cosa ti pare della manifestazione? No, è carina, molto interessante, poi le degustazioni sono ottime, quindi ci troviamo. Avete intenzione di prendere qualcosa? Penso di sì, sì. Vino? Vino sicuramente. Come piatti? Piatti, i salumi. Sì, salumi, formaggi. Ci sono anche i dolci. Allora anche i dolci, assaggeremo. I dolci? Assaggiamo anche i dolci. Buon appetito, buona serata, un saluto per Campania Tube. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Da dove vieni? Avellino. È il primo anno che partecipi? No, sono già venuta altre volte. E invece quest'anno è la prima serata? Sì, la prima serata. Sei arrivata adesso? Sì, abbiamo appena parcheggiato, a stento, ma ce l'abbiamo fatta. Hai intenzione di riprendere qualcosa? Vini? Piatti? Assaggio qualcosa, anche se penso più il cibo, meno il vino, non bevo molto. Ci sono anche i dolci. Bastemia. Ci sono anche i dolci. Bene, buono a saperlo. Allora, buona serata e buon appetito. Un saluto a Campania Tube. Ciao Campania Tube.